Mister, nel calcio gli episodi fanno la differenza, lei ce lo insegna, però insomma nelle ultime giornate forse la fortuna si sta accanendo un po' troppo verso la faccia del Castelnuovo. No, beh, io la fortuna ci credo poco, nel senso che uno la fortuna se la deve sempre portare dalla sua parte, però devo dire che oggi la mia squadra ha disputato una grandissima partita perché avevo chiesto un atteggiamento di cattiveria agonistica che magari negli ultimi tempi avevamo perso, magari eravamo più bellini, però poco cattivi, e per questo secondo me non avevamo ottenuto i risultati. Oggi c'eravamo sotto tutti gli aspetti, peccato perché sicuramente l'episodio del rigore in una partita così equilibrata ha cambiato le sorti dell'incontro. Soprattutto quello che balza agli occhi, insomma, quasi nessun intervento da parte di Natale in quei pochi momenti in cui il Notaresco si è affacciato in avanti, è stato bravo a capitalizzare tutte le iniziative offensive. Sì, no, mi dispiace questo, ti ritrovi a perdere una partita da 3-0, se uno non la vede dice porca miseria, questi sono andati, invece non è così, la mia squadra è tornata, ho fatto i complimenti adesso che sono rientrato nello spogliatoio, ho detto di tenere le teste alte, perché questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere da qui alla fine, sono convintissimo che da domenica prossima già cominceremo a tornare a fare anche risultato. La squadra ha lottato fino alla fine, in un momento così, anche sul 3-0, ha cercato in tutti i modi fino alla fine di poter far gol, e questo è un aspetto sicuramente importante. Ci prendiamo la prestazione, meno il risultato, e sono sicuro che, ti ripeto, che da domenica sarà un altro Castelnuovo. Mister, lì davanti manca un peso diverso, una forza diversa anche a livello individuale, oppure si attende Fagioli, si attenderà Fagioli perché con lui insomma cambia tutto, anche l'aspetto offensivo appunto della sua squadra. No, noi dopo l'addio di Sbarbati, sicuramente la società, io per primo, abbiamo puntato su questo ragazzo che ci aveva fatto delle bellissime prestazioni. Dietro adesso abbiamo dei ragazzi che abbiamo preso dall'eccellenza e che dobbiamo dare il tempo di crescere sia a livello di personalità ma soprattutto a livello fisico perché venivano da dei lunghi periodi di inattività, quindi dobbiamo avere la pazienza di aspettarli e nel frattempo la pazienza di aspettare anche il rientro di Fagioni. Presidente Di Giovanni, insomma, dopo una Pasqua non troppo tranquilla, è tornato il periodo normale, è tornato il sereno. Due belle vittorie perché c'era bisogno di una prova di maturità, quella di Castelfidardo durissima, ma anche un derby, insomma, nasconde sempre grosse insidie. Sono d'accordo, esattamente, sì. Veniamo da due belle vittorie meritate, contro due ottime squadre, perché il Castelfidardo in casa è una squadra difficilissima da affrontare, credo che nessuno ci abbia vinto, o perlomeno le grandi hanno tutte perse punti, e noi abbiamo vinto meritatamente. Oggi era una prova importante perché era un derby contro una grande squadra, perché il Castelnuovo, non lo dico io, ma lo dicono i numeri, è la terza o quarta forza del campionato, quindi poi il derby è sempre più è sentito, quindi abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra. Credo che abbiamo meritato assolutamente la vittoria, forse è un po' troppo largo la vittoria, però ci sta tutta e abbiamo dimostrato veramente di essere una grande squadra, ripeto. Notaresco che ha capitalizzato tutte le occasioni che ha creato, o quasi tutte, perché insomma Natale, l'estremo del Castelnuovo, non ha effettuato grandi parate, ma ogni qualvolta il Notaresco si è affacciato lì davanti ha messo il pallone in rete. E anche questa una prova di maturità e soprattutto un segnale lanciato agli avversari? Ma guarda, oggi effettivamente hai ragione, quello che è successo, ma diciamo questo oggi è successo così come giustamente hai detto. Però forse noi abbiamo perso dei punti appunto perché abbiamo creato tante azioni da gol e non abbiamo concretizzato. Oggi, ma devo dire anche domenica scorsa, siamo diventati più cinici e più sotto porta sbagliamo meno. Quindi questa è una cosa che non avevamo, è un pregio che non avevamo, è chiaro che è importante anche questo, perché noi nelle precedenti partite, in tante partite avevamo creato tante occasioni, ci siamo
diciamo, mangiati dei gol davanti alla porta, cioè delle occasioni grandissime non le abbiamo sfruttate. Oggi effettivamente abbiamo concretizzato quelle azioni che praticamente ci poteva portare al gol e l'abbiamo fatte. Quindi questa per noi è una grande prova di maturità. È chiaro che noi a questo punto ci crediamo e ce la dobbiamo giocare fino alla fine. Mister, il calcio è fatto di episodi ma anche di bravura, nel senso, quando si capitalizza tutto ciò che crei vuol dire che forse può essere l'anno giusto? Ma questa è una notizia importante per noi, perché le altre partite abbiamo creato talmente tanto e abbiamo raccolto poco sotto l'aspetto realizzativo. Oggi credo che è stata una partita bella, una partita preparata bene da tutti e due gli allenatori. Perché da fuori può sembrare che è una partita bloccata, è una partita dove sapevamo i loro punti di forza, loro sapevano i nostri punti di forza, però poi è venuta fuori la voglia, la determinazione di vincere questa partita, di portarla a casa, e credo che alla fine abbiamo vinto con merito. Palumbo, insomma, quando è in quelle condizioni, in quella posizione di campo, sconquassa le partite, sconquassa le difese. Col Castelfidardo a destra, oggi a sinistra, giocatore che può giocare a tutto campo. Ma di Cosmo sono felice, perché poi lo stavamo aspettando, perché io lo conosco come giocatore, la storia dice il valore del giocatore. E sono contento per lui, perché lo vedo fare quello che sa fare, non sta facendo niente di particolare, sta facendo quello che sa fare. E credo che merito ce l'ha anche la squadra, il gruppo, perché poi quando un gruppo è forte ti mette nelle condizioni di fare questi tipi di partite. Ma sono contento di tutti, di quelli che sono entrati, di quelli che i giovani che hanno giocato. Quindi continuiamo a lavorare in questa maniera e cercando di tirare fuori il massimo fino alla fine del campionato. Mister, io sono rimasto stupito dall'ordine e dalla dirigenza tattica di Aquadro, che forse non fa cose da riflettori, però poi quando non c'è si sente la mancanza, anche se è arrivato da poco. Fa quelle cose intelligenti che non tutti possono permettersi. Ma Alberto è un giocatore che io conosco bene, perché questo è il terzo anno che lo alleno, l'ho voluto fortemente quando ho saputo che c'era la possibilità di prenderlo. È un ragazzo innanzitutto straordinario, che è entrato nel gruppo, in un altro gruppo, in un gruppo straordinario, quindi sapevo anche il valore che mettevo all'interno di questo spogliatoio. Come giocatore è un giocatore che ci dà sicuramente una grande mano. Sono contento, speriamo che da qui alla fine ci possa fare quel salto di qualità che non ci serve.